Finisce 0-0 al Castellani contro l'Inter ed è il quarto 0-0 consecutivo che l'Empoli riporta nello stadio di casa, però è la quarta volta che insomma si va a recriminare su due punti persi, perché anche oggi al cospetto di una grandissima squadra, perlomeno sulla carta, come l'Inter, la big in campo è stata sicuramente l'Empoli, a dimostrazione che poi Handanovic è risultato il migliore in campo. È soltanto un punto che prendiamo, ma è l'ennesima grande prestazione di questa squadra. E andiamo per pianetaempoli.it ed Empoli Football Channel, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, un risultato quello di oggi che per chi non ha visto la partita la reazione sarà stata: accidenti, bel punto portato a casa dell'Empoli. Per chi l'ha vista forse girano le scatole, perché sono due punti persi per quello che in campo abbiamo prodotto anche oggi. Sta la falsa riga dell'ultima partita in casa. Nell'altra partita abbiamo dato meno risalto alla prestazione perché le squadre erano meno di nome, ma venivamo da buone prestazioni nelle ultime partite in casa, e oggi abbiamo fatto una grande prestazione perché abbiamo messo ai paletti l'Inter, abbiamo avuto supremazia, abbiamo avuto palle gol, abbiamo concesso pochissimo. La differenza forse con l'ultima partita in casa è che oggi abbiamo mosso la palla più velocemente e infatti le occasioni gol sono state più nitide rispetto alle ultime partite in casa. Il fatto che Handanovic ha preso la palma del migliore in campo penso rispecchi un po' quello che è stato questa partita. Mi dispiace per i ragazzi, questa volta più per i ragazzi e per la classifica, perché fare una prestazione così contro una grande squadra, se arrivava anche il risultato era veramente per loro una botta di vita, di entusiasmo, di fiducia veramente grande. Questo un po' mi dispiace, però spero che traggano le conclusioni anche dalla prestazione. Senti, non ti nascondo che ci hanno sorpreso un po' le scelte iniziali, parto dall'attacco, vedere Levan e Pucciarelli insieme per la prima volta appunto anche in questo campionato, lo ripeto, ci ha sorpreso. Cosa ti ha indotto a scegliere su loro due? Quello avevo visto in allenamento durante la settimana con i nostri grandi vecchi un po' più stanchi, e questi due ragazzi in grandi condizioni. Abbiamo visto Leva negli ultimi giorni con questa salute fisica e mentale che non volevo sprecare, e visto che martedì è squalificato un coppo ho deciso di farlo partire subito oggi, e mi ha risposto un 60-65 minuti di buon livello, però la stagione è lunga, davanti abbiamo bisogno di tutti, e anche e soprattutto in partite così dispendiose per loro, perché noi oggi con il giocatore offensivo abbiamo fatto una pressione non indifferente, e quindi è anche giusto che si alternino in questo modo. E poi mi ha fatto anche piacere vedere che due ragazzi dal passato, Mettavano e Maccarone, entrano dentro a un quarto d'ora dalla fine, a 20 minuti alla fine, e la menano in questa maniera. Sono entrato in una mentalità veramente giusta. Salto un attimo di Paolo in Frasca, può essere questo anche un segnale per dire noi a Roma martedì andiamo a giocarcela? Al netto della squalifica di Levan ovviamente. Io la Coppa Italia non è una manifestazione che andrebbe onorata, perché noi lo sappiamo. Andiamo a Roma a giocare il sesto turno e la Roma ancora non ha mai giocato, e questa è di un'ingiustizia e di un'antisportività mostruosa, e la Coppa Italia ha fatto in questo modo. Però poi ci abbiamo anche rispetto nei confronti della nostra società, della nostra gente, e c'ho rispetto dei miei ragazzi, e andremo a Roma a giocare. Probabilmente non ce la faremo perché loro sono più forti di noi, ma andiamo a Roma a cercare il passaggio del turno. Senti, torno sulle scelte. Pensavamo che oggi potesse essere il giorno del ritorno di Lorenì, hai preferito non farlo giocare, hai preferito Federico Barba, che ha fatto una grandissima partita all'ennesima a sinistra. È anche lì un discorso di sensazioni visive. Lorenì ha fatto un lavoro massacrante, ha lavorato 8, 9 ore, 10 ore al giorno per un mese e mezzo, e probabilmente questo lavoro lo deve smaltire e non lo vede ancora brillantissimo. E se gli devo fare uno spezzone di partita, preferisco farglielo fare martedì, e oggi non mi sembra la giornata adatta. L'altro ragazzo è un grande saluto, e ho preferito adattarlo
a sinistra piuttosto che avere un giocatore non al 100% e che sicuramente mi sarebbe stato un cambio. Senti, siamo stati bravi ad andare a prenderli alti. Sì, l'abbiamo fatto bene, chiaramente era un lavoro dispendioso, però l'abbiamo fatto molto bene, ci ha costretto a ruotare tutte e sei i giocatori offensivi perché era un lavoro massacrante, però l'hanno fatto bene tutte e sei. Non so se ci hai parlato, se l'hai incrociato, Roberto Mancini ha speso parole veramente molto belle per te, per l'Empoli è difficile che magari in un contesto del genere l'allenatore avversario vada veramente così a elogiare i suoi, a dire che la squadra avversaria non ha fatto giocare la sua grande squadra, sinonimo che insomma quello che l'Empoli sta facendo sta dando i frutti e lo si sta vedendo, perché insomma, se lo vede uno come Roberto Mancini che non ha bisogno di presentazione insomma. Sai, mi fa piacere abbia fatto complimenti ai ragazzi, però la partita era stata abbastanza evidente che noi avevamo fatto ma a volte anche di fronte a partite evidenti, ma non qualcosa in più solo per quanto riguarda la fase difensiva, abbiamo fatto qualcosa in più anche per quanto riguarda impostazione da dietro, sviluppo a centrocampo e palle gol, quindi gli va dato atto di essere stato estremamente onesto nell'analisi della partita. Senti, chiudo chiedendoti se hai già avuto un primo feedback atletico di Riccardo Saponara e se sarà tra i convocati magari in panchina in Coppa martedì. No, Riccardo oggi ha fatto l'allenamento con il preparatore, si è allenato un paio d'ore prima della partita, quindi io non ero al campo insieme a lui. Ho parlato un po' con Daniele Tognaccini, il preparatore del Milan, che è un mio vecchio amico da 30 anni e anche di più purtroppo. E mi ha detto che chiaramente non è un giocatore al 100% in questo momento perché gli mancano le partite, però per essere un giocatore che ha giocato pochissimo gli sembra abbia una condizione accettabile, quindi vediamo un po', sicuramente avrà bisogno di un po' di minuti in campo e speriamo di poter cominciare a darglieli già da martedì. Simone, un'altra bellissima prestazione dell'Empoli, l'Empoli sembrava l'Inter, sembrava il blasone, abbiamo giocato meglio dei nerazzurri, resta anche oggi, dobbiamo dirlo, il rammarico per due punti persi, però insomma è positivo perché questo appunto denota l'ottima prestazione riportata anche quest'oggi. Sì, c'è rammarico, però contro quando le squadre quando si fanno punti sono sempre punti guadagnati, il rammarico ci rimane per le tre partite precedenti giocate in casa in cui se avessimo raccolto qualcosa di più non ci sarebbe stato nulla da dire. Oggi l'Inter ha fatto giocare leggermente di più rispetto alle tre partite precedenti giocate qua al Castellani, davanti si produce tanto, si arriva sempre molto molto bene a 16 metri, poi qualcosa si inceppa. Beh, oggi abbiamo creato tanto ed è stato, se c'è stato un risultato di 0-0 è anche grande merito del loro portiere che ha fatto migliore in campo, Andanovic, che ha fatto delle grandissime parate, logico che quando si arriva lì bisogna essere più cattivi, cercare di concretizzare, come ho sempre detto magari c'è anche un po' di sfortuna. E però insomma ripeto, un Empoli che gioca bene, oggi secondo me la chiave tattica è stata quella di andare a prenderli, parecchio alti, cosa che noi facciamo sempre di fatto. Sì, sapevamo che andavano in difficoltà perché il mister ci aveva detto in settimana che se fossimo andati a prenderli alti, loro hanno grandi capacità di palleggio, però quando sono un po' pressati buttano via la palla ed è così è stato. Non si può sempre fare super prestazioni, a Genova non è stata la giornata migliore per te, oggi invece hai dimostrato che Simone Verdi c'è alla grande. Sì, sai, nel calcio possono capitare le giornate un po' storte, oggi è stato anche un atto di fiducia nei miei confronti perché sinceramente non me l'aspettavo, visto che la settimana scorsa l'ho stato sostituito prima della fine del primo tempo, questa cosa sicuramente mi ha dato una carica in più. Quindi la settimana mi fai capire che l'avevi vissuta insomma non prettamente dal punto di vista ottimale, nell'ottica di scendere negli 11? No, beh, sai, uno si allena sempre al 100% per cercare di mettere in difficoltà il mister, però sinceramente non me l'aspettavo. È arrivato Riccardo Saponara, viene dal Milan dove insomma, tu conosci bene l'ambiente e viene insomma a creare maggiore concorrenza sulla tre quarti, stimolo maggiore per fare ancora meglio.
Sicuramente, perché se in una squadra di Serie A non ci fosse competizione vuol dire che è stata costruita male. Invece questo è una cosa positiva, da guardare in modo positivo, perché si cercherà di avere più stimoli, cercare di mettere in difficoltà il mister, poi le scelte farà lui. Senti, la cosa bella di questa squadra, lo diciamo sempre, è che chiunque giochi il risultato appunto tattico non cambia. Oggi davanti abbiamo visto Pucciarelli e Levan, la prima volta che i due giocavano insieme dall'inizio, vi siete con te dietro, vi siete trovati alla grande, insomma una macchina che funziona sempre molto bene. Ah sì, e poi sai, il campionato è talmente lungo che sicuramente il mister farà scelte diverse, farà scelte cercando di farci ruotare un po' tutti, anche perché davanti siamo tanti. Poi logicamente chi sta meglio gioca, però ricordiamoci che comunque oggi sono stati in campo, sono stati in panchina due giocatori che sicuramente ci torneranno utili e molto per il corso della stagione. E ora si prova a fare l'impresa, a buttare fuori la Roma dalla Coppa Italia. Ah sì, ci proviamo. È una partita secca e dobbiamo andare là e, sapendo che non abbiamo nulla da perdere, cercare di fare la gara e provare a vincere. Manuel oggi in campo dal primo minuto con Levan, quando abbiamo visto le formazioni siamo rimasti un po' sbalorditi, perché è la prima volta che in campionato giocate insieme, avete fatto molto bene, complimenti. Grazie mille, sì, è la prima volta in campionato, io mi trovo benissimo con Levan, quindi eravamo tranquilli prima della partita, poi sono entrati Mac e Cicci, hanno fatto benissimo anche loro, quindi penso insomma che il mister sia contento un po' di tutti. Senti, lo diciamo col sorriso sulla bocca, perché insomma quando l'Empoli fa queste partite c'è sempre da sorridere, da essere contenti. È mancato anche oggi soltanto il gol. Sì, è mancato solo quello, l'abbiamo messi sotto e sicuramente forse una delle partite più belle che si è fatto quest'anno, credo. Abbiamo messo sotto una grande squadra che era in ottima forma, quindi si è fatto bene, è mancato solo il gol, è stato bravo Andanovic, possiamo sicuramente fare di più noi e ce la metteremo tutta, però secondo me giocando in questo modo prima o poi prima, perché stiamo veramente facendo bene e quindi la buttiamo anche dentro. Perché poi non si dice, si gioca contro l'Inter, si è fatto 0-0, è un punto contro una big, va bene. Poi appunto vedi la partita, magari la rivedi anche una seconda volta e dici porca miseria, ancora una volta sono due punti che mancano all'appello, e ti fa anche un po' arrabbiare, perché poi vedi che dietro fanno una vittoria e ti sono già col fiato sul collo. Sì, è vero, ma in casa abbiamo fatto 4 partite di fila, appunto potevamo vincerle tutte, si è fatto sempre 0-0, quindi dobbiamo sicuramente migliorare in questo, dobbiamo cercare di trovare il gol, anche perché appunto non ci creano tanti pericoli loro, le squadre che vengono qui, quindi dobbiamo essere solo più cattivi, concretizzare le occasioni che abbiamo e, insomma, sperando ci sia sempre Andanovic, comunque è un ottimo portiere, ha dimostrato anche oggi. Eletto tra l'altro migliore in campo a fine partita, ma che effetto ti fa vedere due campioni come Podolski e Icardi che escono praticamente nel più totale degli anonimati, e poi i poveracci, no? Levan, Mauro e Pucciarelli che fanno invece una partita strepitosa, c'è qualcosa che non torna evidentemente, o forse torna? Cioè, secondo me, prima della partita noi eravamo sicuri di fare una grande partita. Sono tutti grandi campioni, loro hanno fatto, non hanno dato il meglio sicuramente oggi, però hanno fatto molto bene finora, sì, Icardi ha fatto tanti gol, quindi ci sta di sbagliare una partita. Poi giocano contro dei difensori fortissimi, io li vedo tutti i giorni in allenamento, non è facile, quindi complimenti a noi più che altro, dobbiamo fare solo complimenti ai nostri difensori. Ecco, secondo te quali sono state le difficoltà maggiori oggi che abbiamo incontrato, se ne abbiamo incontrate, dalla Scintola in su, magari la difesa dell'Inter come l'hai vista? No, c'ha grandissimi giocatori, è una linea diversa dalla nostra, tende più a stare sull'uomo, l'abbiamo credo messo in difficoltà soprattutto quando dovevano ripartire loro, perché si andavano a prendere alti e non hanno sviluppato praticamente mai un'azione, l'ha preparata benissimo il mister. È tornato un amico, uno di casa, Riccardo Saponara. Sì, siamo tutti contenti per lui e per noi, perché ci potrà sicuramente dare una mano per raggiungere questa salvezza che dobbiamo assolutamente raggiungere. Vediamo cosa succede domani, il nostro è stato un anticipo, si chiude comunque il girone d'andata, fosse finita ora, indipendentemente dai risultati di domani saremo virtualmente salvi, quindi basta rifare insomma anche per le prossime 19 partite lo stesso trend. Sì, ma dobbiamo essere contenti da una parte, naturalmente sappiamo che il giorno di ritorno sarà più difficile perché le squadre
si sono riattrezzate, poi è sempre più dura, il gironetone è sempre più dura, daranno tutti di più e noi dobbiamo fare lo stesso, perché per raggiungere la salvezza bisogna dare ancora di più. Si torna lì, insomma, cambia l'avversario, può essere un blasone, può essere una squadra a centro classifica, però l'Empoli gioca bene, l'Empoli gioca sempre meglio, però non riusciamo a portare a casa questa vittoria, anche lui sarebbe stata meritata, Lorenzo. Sì, sì, sicuramente meritata, però io credo che rispetto agli altri pareggi ci siano più lati positivi, nel senso che stasera è più un merito del portiere dell'Inter che un demerito nostro, perché abbiamo creato e abbiamo concluso, quindi secondo me questa partita è diversa. E poi insomma dietro non le abbiamo concesso praticamente niente, grandi campioni che escono, dovessi fare io le pagelle dell'Inter, con un senza voto. No, sì, è stato molto merito dei centrocampisti e degli attaccanti che comunque sono andati sempre ad aggredire gli alti, e questo a noi ci favorisce tanto, perché sappiamo che più andiamo a difenderci verso la nostra porta e più andiamo in difficoltà, anche e soprattutto per centimetri e chili che regaliamo agli avversari. Però se andiamo a prenderli alti, come abbiamo fatto per lunghi tratti della partita, riusciamo a impostare il nostro gioco e il nostro ritmo e li possiamo mettere in difficoltà. C'è un concetto che mi è molto caro, al quale tenevo molto all'inizio stagione, ma che ormai è diventato veramente scontato, che è quello della mentalità. Anche oggi si è impattato alla gara alla stessa maniera, senza pensare a chi avevamo di fronte, e questa è una cosa molto positiva che denota crescita, sicurezza nei nostri mezzi, e poi tutto il resto viene da solo. Sicuramente noi sappiamo benissimo come dobbiamo scendere in campo, perché non abbiamo niente da perdere, questo lo sappiamo. Sappiamo che se non diamo il 100% non andiamo da nessuna parte, perché siamo comunque giocatori che hanno sempre fatto la Serie B. Quindi partendo da questi due presupposti le cose sono, diciamo, facili tra virgolette, no? E quindi nel senso, se facciamo così possiamo portare a casa partite che magari uno non si aspetta. Se invece pensiamo o di aver paura o di essere magari bravi o arrivati, è lì che possiamo andare in difficoltà. E poi insomma, dopo i 7 risultati tutti consecutivi è arrivato lo stop di Genova, che parlando con mister Sarri ci poteva essere, ecco, mettiamola così, un po' di preoccupazione, perché può essere fisiologico, no? Inconsciamente, e invece insomma si è dimostrato, insomma, che l'Empoli è questo, e quindi a maggior ragione, lo risottolineo ancora, è la strada giusta questa, indipendentemente dagli 0-0, dai punti persi, eccetera eccetera. Sì, è la strada giusta, e comunque io ero fiducioso, perché nonostante la partita di Genova insomma avesse sottolineato uno stato psicofisico non ottimale, dopo il gol abbiamo cercato comunque di reagire e di pareggiare almeno la partita, e quindi io penso che questa prestazione di stasera insomma sia frutto anche della reazione che abbiamo avuto a Genova. E poi in settimana, questa è colpa più nostra, si è parlato forse troppo di mercato e poco di Inter, ma voi la testa l'avete avuta lì, mercato che però ha riportato a casa, lo dico anche a te, un amico, uno di noi insomma, Riccardo. Sì, apro e chiudo parentesi, io sinceramente insomma i social, queste cose qui le guardo veramente poco, quindi non so cosa avete scritto sinceramente, però sapevo che insomma c'erano queste voci di Riccardo, e sono contentissimo, perché oltre a essere un ottimo giocatore insomma che può esserci utile, per me è un grande amico, siamo cresciuti insieme e è un piacere rivederlo. Si sta parlando molto del campo, è piovuto molto in questi giorni, i teloni hanno fatto il loro effetto, come l'hai visto, come l'hai sentito più che altro oggi? Sì, il campo non è nelle condizioni ottimali, specialmente insomma per noi che prediligiamo un gioco a terra, con palla a terra, più che altro perché è sabbioso, insomma oggi stasera c'era anche un po' l'erba alta, quindi sono tutte caratteristiche che ci possono mettere in difficoltà, però non dobbiamo comunque stare lì a compiangerci, e dobbiamo pensare a scendere in campo e a essere più cattivi degli altri. Adesso c'è la Coppa Italia, un match in cui crediamo, lo vogliamo sottolineare, proviamo a fare l'impresa. Sì, noi andiamo là, non abbiamo niente da perdere, e andiamo, io come dice il mister, insomma andiamo là con la voglia di stupire e poi si vedrà.